Uno store di 450 metri quadri con un'attenzione particolare ai prodotti locali a chilometri zero e un investimento di 2,3 milioni di euro per riqualificare e allestire un immobile storico della città. È l'investimento della famiglia Signorini che ha inaugurato in Piazza San Francesco il primo Conad City del centro storico. A ospitare il supermercato sono i locali dove in passato c'era la Banca Toscana, ormai dismessi dal 2014. La mia famiglia, Signorini, siamo riusciti ad aprirlo, ci sono voluti 8 anni tra la ricerca dell'immobile e poi dopo la realizzazione. Abbiamo trovato grande collaborazione da parte del comune verso le belle arti e i permessi e tutto per poterlo realizzare nel più breve tempo possibile. L'inaugurazione del supermercato Conad viene vista dall'azienda come un segnale di ripartenza, una sorta di nuovo inizio dopo la pandemia e le restrizioni. Un'innovazione però nel segno della tradizione e dell'appartenenza al territorio per una famiglia pratese partita da una bottega di Cafaggio e che ha progressivamente ampliato gli investimenti in città. Per la città, secondo me, è dopo anche il Covid, dopo 2 anni di pandemia, può essere anche un inizio per l'apertura, ecco, quindi l'apertura del negozio e di nuovo l'apertura per questi giorni, questi anni che abbiamo passato chiusi in casa, ecco. Per quanto riguarda la mia famiglia, ha un valore molto simbolico perché noi siamo di Prato, quindi è un valore, noi non siamo un'insegna nazionale o regionale, noi il Conad è un gruppo di soci e i soci che aprono questo negozio è una famiglia pratese, mio nonno con mio padre avevano la bottega a Cafaggio, quindi per noi è una doppia soddisfazione. Ecco. Nello store di Piazza San Francesco si potranno trovare prodotti realizzati da una cinquantina di produttori locali che ormai da tempo collaborano con Conad nei vari punti vendita della città, ma anche gastronomia, ortofrutta, macelleria, panetteria e il sushi. Possiamo trovare le migliori aziende pratesi. Abbiamo dei forni storici e abbiamo le cantine più vecchie di Prato per quanto riguarda i vini. Il nostro obiettivo, il nostro DNA è quello di far lavorare sempre di più il locale. I lavori di riqualificazione dell'immobile sono stati effettuati dalla Nigro Costruzioni, un intervento delicato, seguito anche dalla soprintendenza, che ha visto il mantenimento di colonne, capitelli, archi e parte storica. Questo è un intervento che è stato, diciamo, approcciato in un modo abbastanza, come dire, importante, perché volevamo mantenere quello che è l'aspetto storico dell'immobile, quindi anche tutte i lavori che sono stati necessari sono stati fatti con determinati criteri per rispettare il linguaggio, appunto, dell'immobile. A benedire i locali è stato Don Carlo Stancari, mentre il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle istituzioni locali e regionali. Io, da quando ho iniziato, insomma, la mia esperienza da sindaco, ho incontrato la famiglia Signorini che aveva l'idea, la prospettiva di aprire il Conad in questo luogo. L'ha voluto, l'ha perseguito, l'ha cercato ed è riuscita a portare un nuovo servizio a un centro storico che secondo me fa da rinforzo per i servizi che ci sono già. Lo abbiamo già visto in altri casi.